Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Ti prego no ancora. Comunque, ok. Attaccami. Che maestria. Ok, dai, ho capito come funziona. Comunque, da qui in poi proseguiremo nello stesso ordine con cui siamo andati finora. Lancio pugnali, però potrebbe essere comodo, eh. Voglio darci un'occhiata. Ok. Perfetto. Ho capito come funzionano. Fatemi attimo rivedere il contrattacco e poi ci siamo. Comunque dicevo, proseguiremo sempre nell'ordine che abbiamo usato finora. Perfetto. Come dire, l'ordine in cui questo gioco ci ha disposto le città, ovvero Damasco, Gerusalemme e Acri. Stesso ordine, stessa cosa. Partiamo da Damasco col nome incomprensibile che ci ha detto Al-Muallim. Finirà per investire qualcuno. Ci vuole... E poi progrediremo. A posto, Damasco. Dimora. Quando vieni scoperto dalle guardie, interrompi la notte. Minchia, molto prima si fa. Molto. Quindi, esattamente qui, oh, vicinissimo. Siamo nel distretto medio. Distretto ricco. Distretto medio sarà invece quello che vedremo per ultimo. Allora. Bello. Tutti i colori di Damasco, quanto mi mancavano. Invece Acre è così grigia. Sono belli sti colori, ragazzi. E sto solo immaginando in questo momento una possibile edizione remaster per PS4, 5, quello che è. Tanto non s'appiglia. Come potrebbe essere, come potrebbero essere i colori, ragazzi, in una possibile edizione remaster. Avete visto? Qualche momento? Chiedo solo qualche spicciolo. Qualche spicciolo, sì, vai. Bravo Altair. Ultimo sforzo. Bravissimo. Devi arrivare là. E il primo punto del distretto ricco di Damasco è ufficialmente sincronizzato, signori. E vediamo le attività che ci vengono predisposte. Tanto vedo già un soccorso. Esatto. E questo rimane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dovrebbero essere 10/11 i punti d'osservazione.
la tua testa. Vai, andiamo di contrattacchi. Due. Tre. Tutto più semplice così, signori. Ah, ammazzato con un calcio. No. La cosa più violenta. Chi è il prossimo? No, non ho risposto in tempo. E si risponde così. Non costringermi a ricorrere alla violenza. È passato proprio. Perfetto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Vedo una bandiera, vedo una bandiera. Chi è stato? La vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo. Ok. Saliamo. Punto panoramico. Tutto più bello così, sapete. Ti prego, qualche spicciolo. Per favore. Dove cazzo salgo? Forse da qui. Eh sì, per forza. Proprio sul limite col distretto medio. Sul limite, limite, limite. E il secondo se ne va. Qua cosa ci offrono? Un salvataggio e una prova informatore. Perfetto, dai, easy. Partiamo con la lama. Facendo il domino proprio. Non lo vedo. Ma che cazzo ti vuole? Che c'è? Non vi prego. Provateci soltanto. Alle vostre pirche! Tirava fuori la spada però. Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Già perso anche troppa vita. Ma devi farlo fuori. Bravo. Ok. Vorrei che... Tanto metto il punto. Mi figli avessero la metà del vostro coraggio. Farò in modo che sentano questa storia. E... Che bella considerazione è che per i tuoi figli. Io spero veramente non ti abbiano sentito. Per fortuna in quell'epoca era impossibile, però... Non sei stato molto carino, ecco. Nei confronti dei tuoi figli. Praticamente gli hai dato dei caca sotto. Vi prego, avete del denaro. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Dov'è che devo andare? Non ve ne andate. È lui. Altair, amico mio, fratello. Ma quanto tempo. Non mi dica che sono le bandierine. Da quando è partita? No, che peccato. Un giorno o l'altro la troverai. Ho saputo che sulla testa di Abul Nukud si è posata... Abul Nukud. Forse posso aiutarti. Ma sono in missione anch'io. Ho 4 tali da eliminare prima di mezzodì. Senti, perché non collaboriamo come ai bei tempi?
Due a te, due a me? Sono. Dai, va bene. Corpo di Abul Dokud. Le vedrai da un istante all'altro. Dov'è il primo? Qua. Potessi fare gli assassini in volo, ragazzi. Non puoi procedere in tua difesa. Sembra una tragedia. Ma io dico che questo è un onore. Morire al servizio di Dio. Cazzo, è sotto. No. No. Quanto tempo sto perdendo, raga? Quanto tempo sto perdendo? È lui. Ma avete visto, lo so, mi dispiace. L'uomo morto. Ricordo fallito? No. Ok, andiamo a fa botte. Va bene, facciamo a botte, dai. Ma come sto perdendo tempo? Se non te ne sei ancora accorto, sappi che hai già perso partenza. Dopo un po' che insisti, giustamente. Salta fuori l'Adriano che è me, no? Comunque ho fatto una cazzata immane. Non pensavo fosse così suscettibile sto gioco. Si spinge a sud, lasciandosi alle spalle solo morte. Alta Todu Shayan. Tu che sarà dire? Se una ragione. Venite, venite! Ok, ricominciamo. Avete visto cosa fa? Mi avete quasi abbandonata! In realtà non volevo esattamente fare questo, però vabbè. Che è prima andato. Via col secondo. Due minuti e mezzo, dobbiamo farcela per forza, eh. Dovesse prendere Jaffa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcerebbe su Gerusalemme. 90 metri diventa più veloce, però zio. Molto più veloce. Non dovrebbe essere. Io ho trovato la forza di ergersi a difesa della nostra. Dove devo andare? Di qua. Non vi ingannate. È per la nostra. Tipicamente più. Che altro è dover correre il punto di questa missione qua? Non creare problemi. A posto. Che cazzo vuole sto schiavo? Ho bisogno di cibo. E devo anche tornare indietro a dirglielo. Pensate un po'. Sia maledetto il re cristiano e la sua armata di infedeli. Non è che li possiamo fare fuori sti qua. Quanto scassa le palle. Ah, è stato fantastico. Come quella volta ad Aleppo, ti ricordi? No. Qualcosa che ho trovato sul corpo di una delle guardie del re dei mercanti. Credo che sia una mappa di dove sono appostate. Mi sa che ti farà comodo per la missione. Ah, la prossima volta che sei a Damasco vieni a trovarmi. Lo sai che... No. Salute e pace, amico mio. Ma chi ti ca? Chi ti ca? Chi ti ca? E adesso andiamo qua. All'estremo sud. Così ce lo togliamo di torno. Comunque no, questa parte di Damasco è bellissima. Poi ripeto, rimasterizzate tutto, sicuramente un altro effetto, un'altra cosa, altri colori, altra atmosfera.
Però per come la sto giocando io è bellissima. Sette su 100, mamma mia. Ripeto, mi vergogno di mostrare questi numeri alla gente, alla popolazione. Ovviamente non salta. Ah, no! È vero, non può nuotare Altair. Altair non nuota. Se dovessi essere coinvolto in una rissa, le guardie non... Vero. Vero. Ma praticamente mi volete dire che la parte difficile è di questa... Dio mio, non sai mai. Di questo assassinio è trovare punti di sincronizzazione. Cioè, volete veramente che... la burla sia questa? No, perché sarebbe alquanto awkward, sappiatelo. Però anche tu che fai così, un m'aiuti. C'è Altair, maestro assassino, che fa tutto, fa anche le sighe coi piedi a se stesso. Non nuota, ma qua manco si arrampica. Dobbiamo trovare un altro metodo, un altro punto per salire, che potrebbe magari essere questo. No. Gesù Cristo. Tanto vediamo da rimanere alto, che non è già semplice così. Ok, questo è qualcosa. E questo è più di qualcosa. Io credo che a mani basse questo sarà il posto dove uccideremo quello là. Perché è un posto molto cazzuto. Non mi sorprenderebbe affatto. Ok, dimmi che sono arrivato sul tetto almeno. Bravo. Torna subito indietro. Tornaci tu indietro. Anzi, vai direttamente all'inferno. Fai prima, no? Dai, che cazzata. Bastava salir lì. Va bene, l'abbiamo resa più spicy, ok? Io odio questi punti di sincronizzazione fatti così a cazzo. Cioè, mettici quel cosino di legno, fai qualcosa, ma così, ragazzi, è veramente brutto. Dovresti stare. Vattene. Vado giù, non ti preoccupa. Anzi, sparisco pure se è necessario. Vai. C'è un soccorso qua da fare. Arrivo. Se solo sapessi come uscire di qui. Credo che questa sia l'uscita. Esatto. Brutto ladro schifo. Non avanzare oltre. E si comincia con la rumba. Se ne hanno unito un altro nel frattempo. Questo ha preso proprio in controtempo. Perfetto. Perfetto. Non uccidermi la signorina, grazie. Siete passato proprio. Che ne abbiamo fatto fuori un altro. Intanto vado qua per il borseggio. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Questo cos'è? 3 su 10, beh, 10 soccorsi, bene, 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 sono 2 di meno rispetto al solito. Il che non è male. Le indagini sicuramente saranno sempre 6. Finirà per farsi male. Borseggio. Ti ho appena detto di fare più attenzione. Sei stato cortese a venire. Servirvi è un onore. Che cosa posso fare?
La lettera che ti ho dato va portata all'accampamento di Salah al-Din. Cerca un uomo chiamato Hisham. Potrà essere d'aiuto, ma non farne parola a nessun altro. Farà parola a me. Allora il nostro affare è concluso. Che però è bizzarrissimo che così non vedano Altair. Scusa? Non volevo. Ok, grazie. Il mercante terrà un banchetto nel suo palazzo. Sapevo, palese, che sarebbe successo. Altro soccorso. Tanto ce n'è un altro anche qui, che magari faremo dopo, perché questo è molto vicino al punto di sincronizzazione, quindi mi è proprio comodo a livello pratico, cioè perdere tempo, che già queste parti qua, quando ci sono i soccorsi e cose varie, le indagini non sono mai corte. Ma ha fluttuato nell'aria, fantastico. Sei arrivato in ritardo, zi. Oh. A posto. Tanto mi posiziono qui. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Già 4 su 10, eh. Cioè, va benissimo. Ok, non mi lanciare le frecce prima che sia su. Ok, mi ha perso di vista, fantastico. E ci siamo. Comunque sì, la mia felpa rosa è bellissima. È bellissima, ragazzi. Topissima. Non ti buttare nell'acqua, anzi sa mai. Comunque qua c'è poco o nulla. Facciamo prima andare qua, ragazzi. Davvero. Vattene! Vattene! Me ne andrò. Dopo che ho ucciso chi devo uccidere, ovviamente. Tutte queste torri uguali, raga. Uguali, uguali, uguali. Muoio. Bellissimo mettere tipo l'occhio dell'aquila un millisecondo prima di essere completamente su. Bellissima sta cosa. 5 su 10. Siamo a metà. Secondo i miei calcoli dovrebbe durare di meno rispetto alla media queste missioni qua d'indagine. Nessuno è più generoso di Abul. Starà scappando da qualcosa. Ogni settimana egli apre le... Selezioniamo i pugni perché possa posare il proprio fardello e conoscere la gioia. Forse i nostri giorni sono scuri, ma grazie a lui le nostre serate sono piene di luce. Il re dei mercanti provvede a ognuno di noi. Egli non chiede nulla in cambio. Che la sua generosità... Ma con le guardie lì questa cosa è un po' difficile. Dovremmo tutti prenderlo a modello. Ma dammi tempo di tirarli, no? Non mi dà tempo di tirarli. Ah!
voi. Che Dio abbia pietà della tua. Mai visto. Non ce la fate. Non posso tirare fuori la spada perché sennò mi beccano. 4. Non sarà troppo difficile. Non ci vedo, ragazzi. Che Dio abbia pietà della tua. Ops, l'ho preso. Ok, ho vinto io. Non è stato facile, eh? I suoi soldi non valgono la mia vita. Invece sì. Che cosa vuoi? Ho una questione con re dei mercanti. Ah, buona fortuna. Di rado lascia le sue stanze. Perché? Ha paura? Non paura. Odio. Odia se stesso tanto quanto odia il popolo che finge di servire. Si isola nei suoi alloggi personali per la vergogna. Non può restare nascosto per sempre. No. Durante le sue feste esce per tenere un discorso, per guardare il popolo dall'alto. Un senso di appartenenza, immagino, per quanto breve. Che cos'ha da doversi nascondere così? Lo vedrai. Ora fammi andare. Farvi andare? Così potrete dirgli del mio piano. Non dirò niente. No, infatti. No! Beh, questa. Ok, tutto, però uccidere così questi qua degli interrogatori, non lo so quanto possa essere un'idea buona, cioè boh, vabbè. È vero che Fiditi era un buon uomo e un Tifida era migliore, però secondo me è un po' esageratello, ma vabbè. Toglietevi di mezzo. Aiuto al porco. Oh. Oh, non ce la fa batterli sti qua, eh? Ma non me lo fa batte. All'ultimo. Sto qua era tostissimo. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. Bravo. E togliti dai coglioni. Praticamente faremo questa progressione qua. Tu, 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 tu. E finiremo sopra. Credo neanche che ne uscirò molto presto. Bravo. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Saggia decisione, capo. E chi lo dice? Bifolco, sparisci prima che ci pensi io. Assassino! Non è morto? E mi importa una botta di lui, mi importa una botta di lui. Quindi ti sei... Ti potevo passare accanto... Che potevi passare inosservato, cioè non ti avrei fatto niente. Ti sei voluto ammazzare da solo, complimenti. Che persona molto intelligente che sei, complimenti. Proprio il mongolino d'oro hai vinto. Ma anche te non scherzi, anche te in Altair non scherzi, eh.
Cosa ci fai qui? Niente. Non voglio disturbarti, amore mio. Vai su. Va bene. Fai come ti pare. Tanto ormai sto gioco, almeno il primo capitolo, cioè, va un po' avanti come cazzo pare a lui. E abbiamo già appurato diverse volte questa cosa. 6 su 10 comunque. Qua c'è una prova informatore. E poi andiamo al soccorso. Dipende anche dove finiamo con la prova informatore, ma a parte di solito finiamo lì perché c'è comunque da fare il reportage sempre. Eccoti. Salute e pace. Banderine? Informazioni sulla città, immagino. Ora non ho tempo. Devo trovare delle bandiere che ci hanno rubato. Sicuro. Dal nascondiglio nel distretto ricco di Damasco, ma con questo caldo le mie gambe non riescono più a reggermi. Povero patato. Ti dispiacerebbe aiutarmi? Torna con le bandiere e io ti aiuterò per quanto mi è possibile. Mi piacerebbe sapere dove sono queste bandiere. Non puoi rimanere qui. Incredibile, perché non mi lasciate in pace? Ok, l'ho vista. Non dovresti stare qui. Non l'ha presa? No, ok, l'ha presa. 6 su 20, sarà un po' un dito in culo, ragazzi. L'ha presa, sì, l'ha presa. No, perché poi torna indietro è un casino. Quindi meglio assicurarsi che c'è una sul tetto. Lo sapevo. Lo sapevo troppo che c'è una sul tetto. Vuol dire che era farsi male. Levati di torno. Ah mio, sto venendo a prendere la bandierina. Un ticao. Un ticao manco per sbaglio. In modo così assurdo. Che sta facendo? Oh, aiuti, Dapsa. Comunque dovremmo esserci, credo. Vabbè, dai, buono. 20 su 20. Perfetto, perfetto. Pensavo peggio da come siamo partiti. E invece. Grazie. Vi devo dire che sarà felice di è finita bene. Forse questa piccola. Tanto il soccorso qui. L'informazione può tornarti utile. Mi è capitato di assistere a uno dei banchetti del re dei mercanti e ho notato che c'è una fontana facilmente scalabile al centro del suo palazzo. Sfrutta ad avere queste informazioni. Ora, con tua licenza, prendo congedo. Ok. Con tua licenza, chi cazzo te l'ha detto, però ok. Fontana che è possibile scalare. Ok, c'è da tenere assolutamente a mente questa informazione qui. Sono marcissimo, ragazzi, marcissimo. Via uno. E poi andavo da lui. Via un altro. Ma devi finire. Oh no. Ha provato a prendere? Ce ne vuoi nei miei storti? No. Via. Oh.
infilzato malissimo. Sì, però io più ne ammazzo più se ne aggiungono qua. Che è sto discorso? Sei arrivato in ritardo. Fuori. 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 Dai, tre. Non è morto. Questo sì. Questo è morto. E che si fa avanti? Lui. Quindi quell'altro non scappa. A posto. Andiamo avanti. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Trovalo, trovalo. Tanto io vado avanti. Dai, su, vieni. Ciao. Ma ti arrampica. Sono andato sul tetto apposta. Apro la tua testa. Niente, non capisce i comandi base. I comandi base. E anche qua un Adriano che semplicemente voleva un punto di sincronizzazione si è trovato a fare la lotta contro i mulini a vento un'altra santissima volta. Però qui ecco è colpa tua, eh. Cioè nessuno ti ha detto di proseguire e tu lo fai. Dopo recidivo, eh. Qua non mi fa nulla, lo sai? Ops. Salgo da qui. Non ci arriverete mai con i sassi fin qua. Che perché se casco sono morto? Ciao. Ciao proprio. Synchronization. Sette su 10, cioè siamo messi benissimo, ragazzi, siamo messi benissimo. C'è un soccorso qui e un altro punto. No, mi sta piacendo una cifra questa parte qua. Molto tranquilla. State a vedere, me l'ho detto. Io vi spunto là dietro. No, 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 tu devi scappare. Me la metto al culo la bandierina. Me la metto infinitamente al culo la bandierina. È scappata. No. Tanto vale scappare. Quando scappa un è un buon segno. Nasconditi. Meno male non mi hanno visto loro. Meno male, meno male. Quando arriveranno gli assassini dei nascondigli? Li abbiamo finito. È andato. A posto, grazie. Qualcosa da darmi? Sono povera, malata. Finirà per investire qualcuno.
Comunque dai, mancano 3 punti di osservazione. E poi ci siamo. Ci siamo davvero, eh. Finalmente me l'hai fatta. Cioè, alla quarta mi ha fatto fare il contrattacco. Fuori due. Fuori 3 e fuori 4. Tanto metto il segnalino qui. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Bravo. 7 su 10, mancano 3 punti e 3 soccorsi. E 2 indagini. Sono quelle che praticamente, paradossalmente, mancano di più. E che sicuramente prenderanno più tempo, perché ormai conosco sto gioco troppo bene. Conosco sto gioco. Si salta? Non si salta. Mi fa morire. Diversi che fa. Che culo. Vabbè, irrealistico a gogo questo. Che puta roba che è appena successa. Infatti devo pagarla così. Ok. È andato fuori di sé male. Quando succederà non lo aiuterò. Ma sei cattivo. Saliamo di qui. Dai, ce la fai. E un'altra è andata, ragazzi. Un'altra. 8 su 10 i punti di sincronizzazione. In realtà la mappa è già libera, però ovviamente vanno fatti e li facciamo. Eruditi, soccorso. Ce n'è uno qui e uno qui, infatti. Oh, ma combatti o no? Che Dio abbia pietà della sua. Oh, anche qua la quarta. Se non di più. Poi come mi sta sul cazzo quando non li ammazza dopo che li ha contrastati. Oh. Bomba. Un altro fuori. Grazie. Qua. Verrò il modo di ricambiare questa cortesia. Brava. È la sua armata di infedeli. Essi vanno contro la volontà di Dio. Un punto goloso per salire su è questo qui. Dovunque vadano, vi lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Allora, piano piano lo sto apprezzando questo gioco. Man mano lo sto capendo. Ho sbroccato tanto. Non mi pento di averlo fatto. Non mi pento mai di quello che faccio io. Però, se devo essere sincero, piano piano lo sto capendo. Lo sto comprendendo. Con i dovuti tempi, però. Piano piano. I nodi vengono al pettine.
Ci arrivi su. Mamma mia, che strazio. Nessuno ti ha detto di scendere. Ok, questo è palesemente il punto più alto della città, perché sennò non si spiega. Proprio palese. Eh sì. Il punto più altissimo della città. Minchia. Cioè, pare di star in paradiso, zio porco. Sarà meno 100 metri sta torre. Ma c'entra il coso di fieno. Ok, c'è uno spionaggio. Questi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne. Dov'è la panchina? Dovunque vadano, si lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una panchina, eccola qui. Per cosa? Per l'ignoranza, la violenza, la follia. Dobbiamo combatterli con ogni mezzo. L'ultima consegna è fatta. Bene. Fagli anche presente che non è stato facile procurarsi un carico del genere. Potresti anche togliere Laura, che c'hanno intorno, La fede. Bravi. Il tuo libro sacro dice qualcosa in proposito, mi pare, no? Lasciali mangiare e godere per un periodo lusingati dalla speranza. Ben presto sapranno. Non distruggiamo alcuna città senza prima darle una scrittura intelligibile. Cosa vorrebbe dire? Lascia perdere. Torna al lavoro. Come volete. Ma nessuno attaccato. Comunque un'altra indagine è portata a termine. Soccorso, punto di osservazione, soccorso. Ma ci sarà anche un'ultima indagine da fare sicuro. Speriamo sia uno spionaggio. Almeno è quella più semplice, quella più easy. E fine. Ah, ti sei messo di mezzo? Cazzi tuoi. Fuori un altro. C'è un altro? Ah, così tu? E allora così sia. Guarda che vinco io comunque. Sappilo che vinco io. Ok, ultimo punto d'osservazione. E poi andremo. Avete mai visto qualcuno fare cose del genere? All'ultimo, come dire. Guardate, che cosa fa? Ci arrivo. L'ultimo soccorso. E manca ancora, ripeto, un'indagine sola. Sola, insomma. Sono toste queste indagini, sono tostissime. Ma che cazzo di lingua parlate voi che non capisco? Mi dispiace, ma non mi chiappate. Lo sento mucho. Ok, 10 su 10, signori. 10 out of 10. Ok, qua c'è una prova in formato, lo sapevo che sarebbe stata quella. Ciao. Non mi ha fatto fuggire. Miracolo. Tu sapessi. Muori, infedele, indietro. Volete proprio la guerra, No. Dio è dalla mia parte. Ok.
schiacciata! C'è un patavoto, una! Out. In realtà ho premuto cerchio, però ok. Ops. Ops, m'ha ucciso. M'ha ucciso e in realtà non dovevo neanche essere qui. Possono far saltare la tua copertura. Solo che non me li contrattacca loro, ragazzi. Non me li contrattacca mai. E ripeto, non dovevo neanche essere qui. Perché sono uscito da un mucchio di fieni e basta. Però non mettetemi contro in altre missioni perché sbrocco. Fermati un istante, Altair. Ho una strana richiesta, ma forse sarai incline ad aiutarmi. So che vuoi togliere la vita al re dei mercanti, ma in città ci sono altri che uguagliano la sua perfidia. Diversi commercianti del distretto hanno iniziato a vendere carne guasta. Se la procurano a poco prezzo e non si curano del male che provoca. Alcuni bambini sono già morti a causa di ciò. Non dobbiamo permettere che questo sconcio continui. Sei disposto a porvi fine? Che devo fa? Distruggi due bancarelle. Hai qualcosa da dire? Adesso l'ho visto. Che si comporta così. Che c'è? Ah, ok. Easy. Non puoi fuggire. Ok. Il problema è dove li chiappo. A posto, fatto. Adesso dovrò anche scappare, credo. Anzi, proprio così, dovrò scappare. Fammi rifugiare qui. No, ma come m'han visto? Vai. No, c'ero dentro. Ti inseguirò. Va, ecco, ecco qua che fallirò questo ricordo perché non posso nascondermi. Madonna, quanto mi rompete il cazzo. Vabbè, lo fallirò perché questo gioco non ha una mezza misura. Questo gioco no, è il gioco delle non mezze misure. Cioè, io mi ero nascosto e mi ero nascosto, basta. Io mi ero nascosto, adesso sicuramente 10 secondi. Non mi fa saltare fuori, non mi fa saltare fuori. Sono sempre più abile a dire quasi nulla. Dai! Le guaste è ancora in vendita. No! Per un secondo non ci voglio credere! Per un secondo! Quel che volete dire, apri gli occhi, sotto! Oh.
come si fa? Dai, su, forza. Che spreco di tempo. Vediamo se in 2 minuti e 10, cioè, che rottura di coglioni sti inseguimenti. Non finiscono mai. Ad Assassin's Creed 2 fai 10 metri e sei scappato. Qua evidentemente non funziona così. Non funziona così, ti nasconde. Non funziona così. Non funziona così. Evidentemente, ragazzi, sto gioco, lo ripeto, non ha mezze misure. Non ha mai delle fottute mezze misure. Cioè, più ne ammazzi, più ne vengono. Più ti scappi, più ti inseguono. Grazie, fratello. Hai salvato innumerevoli vite. In cambio della tua cortesia ti rifili. Mi rifili sto cazzo. Sto cazzo, mi dai sto cazzo. Ho qualcosa che potrebbe tornarti utile. Stamane ho udito conversare due servi del re dei mercanti. Pare che abbiano dimenticato un'impalcatura appena fuori dai suoi abiti. Puoi sfruttarla per arrivare a lui più velocemente. Personaggio che sale agli alloggi. Ok, va bene, personaggio che sale agli alloggi. Ok, ma è il metodo che non va bene. Che cazzo. Per favore, vicino. Non ho fatto niente. Perché vi fate questo? Toglietevi di mezzo. Cavallo! Non riuscirei a fuggire. Tira fuori la spada. Toglierò la vita. Torna indietro. Fuori. Due in meno di vita per questo. Se ne è aggiunto un altro, giustamente. Perché non eri felice prima, no? Non eri abbastanza contento di avermi dati abbastanza. E meno male che ho fatto quel ripasso lì prima, se no c'era la fine proprio. Meno male che l'ho fatto. E vaffanculo anche a te. Grazie ragazzi. Vorrei che i miei figli avessero. Che i miei figli avessero sto cazzo. Sto gran cazzo. Però la metà del vostro coraggio. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Ok, tutti i soccorsi, indagini completati. Andiamo alla dimora con la vera e propria missione, ragazzi, ma cioè, che roba, che roba. Perché si comporta? Mi fa girare il cazzo quelle ultime due cose che sono successe alla fine, perché erano tranquillamente evitabili. Invece il gioco deve per forza metterci il pepe sulle cose. E quindi va a finire così. Però onestamente, cioè, si stava anche meglio senza. Da tua madre sto scappando. Da tua madre, da tua madre.